figlia mole. Parte della nostra anima abbraccia le persone. No. Ci sta tenendo la mano, per colpa suo signor, ma si sente in colpa almeno. Opa, ce la teniamo dietro, se si sgonfia. Che bicicletta. Rallenta. Ma no, ci sono... Bene, amore. No, io torno indietro, ci sono le rotelle. Andiamo! Oh, guarda che saggio, che non sa guidare una bicicletta questa. Dove siamo? Oh, mi sono perso. Ah, sono qua. Tutto diritto, posto. Pedala. Marta è nella cripta di famiglia. Quel posto. Andiamo. La tata mi ha raccontato che ci andavamo da piccoli. Pedala. A vedere chi aveva il coraggio di scendere le scale. Nessuno superava i primi due scalini. E ora è lì sotto, da sola, al buio. Aveva una paura terribile. Lei è bastardo, se faccio dire. Lei è bastardo. Basta, rallenta, siamo arrivati. Bicicletta, andiamo. Quando meno ve l'aspettate, sono tranquillo, cioè sinceramente pensavo di cagarmi, ma la signora invece qua, la signorina. Badile, lo prendo su subito. La cripta è qui. Non ora. Non ora, però so, vabbè. Speriamo che non ci sia il custode. Mi metti i brividi, quell'uomo. E dov'è? Ha detto che è nella cripta giù in basso, forse lì, Forse qua, guarda. No, ci sono sacchi per... vedi? Non lo so, ma... è chiusa, ma io devo assolutamente entrare. Ci sarà qualcosa... Vado a prendere le tenaglie. Non le potevo prendere subito, no? Aspetta, mi fa vedere... li rubo. Le piante. Nessuno lo farà. A nessuno interessa. Sì, dopo prenderò a casa le cose. Oh, dai! Non sapevo di doverle prendere. Queste sono perfette per forzare il lucchetto. Di corsa, prima che il custode torni. Un attimo! ho appena preso, già appena le prendo. Andiamo! Non sapevi di doverle prendere a posto Giulia. Lo sapevo perché le tenaglie tornano sempre utili. Cioè, anche solo per tutorare la gente e spaccare dita. Dai. Cioè, che forza che ha buttato tutto per terra, tanto vuoi che non mi... Buonasera. Buonasera. Ciascuno sta da una parte. Io mi trovo dalla parte della mia famiglia. Prendi questa, prendila. Dai. Questa la prendo io. Grazie. Fammi leggere la letterina. Caro Babbo Natale. Sì, non posso più andare avanti così. Non posso continuare a fare finta di niente. La mia famiglia è stata massacrata da questi sporchi nazisti. Mia figlia non è stata neppure seppellita. E io ho dovuto seppellire quella mezzo sangue. Una famiglia italiana che si è sporcata con i tuoi. Ok. Bastardi. Ecco cosa sono. Ora cosa dovrei fare della mia vita? Voglio farla finita. Ma voglio portarmi dietro un po' di tedeschi. Non mi vedrete più, ma sentirete parlare di me. Beh. Viva la resistenza. Viva l'Italia. C'era. Mi scusi, ci disturbo, la chiave dov'è? Dov'è? Istruzioni per l'uso dell'apparecchio telefonico. Mi interessa, voglio la chiave. Supponiamo che desideriate chiamare il numero 0573. Sì. Staccate il microtelefono dal gancio e portate il ricevitore all'orecchio. Ma... sentirete un suono continuo. Introducete l'indice. Morto 30 anni. Monio. Mi dispiace. Il punto di arresto. Secondo me che il disco ritorni liberamente alla sua posizione di riposo. Ripetere la stessa operazione per le cifre 5, 7, 3. Perché ho letto quella roba lì? Non mi interessa. Dammi la chiave. Dammi la chiave che devo andare ad aprire. Andiamo. Guarda gli scalini. Così. Cioè li fa saltando, li fa. Guarda. E quando corre tipo Mario che allarga le gambe per saltare. Buonasera. Andiamo.
Oh, che bello. Perché avevamo paura da piccole. È un luogo più... Sto bevendo, lo siete? È un'ora che corro. Cioè, quanto è grande. Ma quanto è grande. Cosa fa? Apre? No, dai, ti prego. Sì, per me sì. L'apre? Deve essere incinta. No, non la può aprire. Secondo me non c'è più. Penso tu debba tenere. No! No spoiler! Che Dio mi possa... Hello, motherfucker! Perdonami soprattutto tu, Marta. Sento uno strano rumore, amore. Oh. C'è questo casino. Voglio abbassare. No, 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 mi sto diventando sordo. Mi sembra incinta. È incinta? Cosa mi hai detto? Cosa vuol fare? Deve essere incinta. Ma cos'era? Ma sta sognando, dai. Non può essere vero. Secondo me non è vero, cioè, poi ti chiedi perché. Ti chiedi perché la mamma vuole mandarla per forza. Cosa? Ma la chiami dopo, dai, su. Sto facendo un lavoro io qua. Cosa sta cercando esattamente? Ah, l'ha preso. E poi cosa fai? Cos'era? Era vero. Marta era incinta. Incinta di un feto deforme con due teste. Di nuovo gemelli. Dicono sia una questione di famiglia. Scusami. Ero sempre più sconvolta. Non ho capito, sinceramente. Stavo facendo cose che... Non hai capito. Non so quale forza mi muovesse. Non mi fermavo più di fronte a nulla. E decisi anche di fotografare quell'orrore. Come prova. Per mostrarla a mia madre. A tutti. Chissà poi perché. E poi ti lamenti che la vuol mandare in una... In un ospedale psichiatrico. Guarda cosa sta facendo. C'è sto casino dietro di me. Un attimo che faccio la foto. Contro. Metti a fuoco. Basta. Ora basta. Non ti torturerò più. Tornerò per prendermi cura di te. Sistemarti. E rimarrò qui con te. Passeremo tanto tempo assieme. Che schifo. Marta. Non so, quella lì l'aveva sposa. Forse è piacevole da... Andiamo. Ciao, bello. Dottore. La devo ringraziare per l'aiuto. Non saprei cosa fare senza di lei. Dove siamo? Anche il nostro caro Don Attilio sembra non capire la situazione. Irene, la prego. Consideri l'idea di lasciare l'Italia come le ha suggerito suo marito. Sarebbe meglio per tutti. Soprattutto per la ragazza. Temo che nulla possa farla migliorare. Suo padre sembra non volerlo accettare. Io credo che la speranza sia finita da tempo. È di problemi sta ragazza. Ma in Germania potrà avere cure migliori. In una clinica specializzata. Il manicomio è una soluzione temporanea per evitare che faccia delle sciocchezze. È un posto da incubo. Lei lo sa bene. Non può volere questo per sua figlia. Certo che non lo voglio. Ma cosa posso fare?
È un pericolo per se stessa, per noi, per tutti. È anche sparita una pistola di Erich. L'ha presa lei, chi altri? Sono così spaventata, dottore. Non posso più aspettare. E poi lo sa cosa pensano degli italiani in Germania, vero? Ma sarete con Erich, uno stimato generale. Tutti vi rispetteranno. Giusto. Quella dannata ragazza. Dove sarà? Speriamo non faccia altre sciocchezze. L'aspetterò qui, in cantina. Prima o poi verrà in camera oscura. Questo è certo. Io non vengo. Verrei volentieri a farle compagnia. Ma devo correre in paese per sistemare le ultime cose per il ricovero. Grazie, dottore. Non si preoccupi. Ci vedremo più tardi. Ma come fa a sapere tutta questa conversazione? Guarda. Sta dormendo. Devo approfittarne. La spingerò a parlare. Parlerà per paura, pensando poi di mettermi a tacere come pazza. Ma senza che lei lo sappia, io registrerò tutto. Tutti sapranno cosa ha fatto a sua figlia. Prima io farei... Vabbè, dai, mettiamo questo. Tanto lo accendo subito io questo. Così registra. Vedo se c'è una foto. Farei rumore e sveglierei la mamma. Farei troppo rumore e sveglierei la mamma. Ma come faccio a fargli vedere le foto allora? Ma perché mi dice di andare qua? Come fa? Ora la sveglio e confesserà. E come si confesserà? Guarda, mi spara, Ma... Cosa fai, figlia mia? La vita. Non sono stata io a sparare, mamma. Non sono stata io. Cosa sta succedendo? Ha sparato la mamma. No, io voglio solo farla confessare. Oh mio Dio, che cosa ho fatto? È stata lei a costringermi. Lei ha ucciso Marta. Tocca nasconderle. Non capisco cosa fare. Sì? Cosa fa? Cosa fa? Che si fa? Ecco chi aveva le chiavi della stanza della mia infanzia. Cioè, ma io non riesco a capire. Cioè, questa qui è psicopatica. Cioè, sta uccidendo tutti. Io te l'ho detto che è lei. Porca Eva. Oh, così può giustificare l'annesso della morte di sua mamma. Poi una bomba ci colpirà e tutto avrà fine. Posso fare la foto adesso? Andava via la luce. È impossibile. Senza corrente elettrica la camera oscura è inutilizzabile. Oh, vabbè. Vabbè. Accendilo. Accendilo, ho detto. Diventate sopra. Sono di sopra, che... Ora ho le chiavi della mia vecchia stanza, finalmente. Perché era chiusa? Adi. Cioè qua, uccidiamo la mamma, uccidiamo tutti, ma no, andiamo a vedere la stanza vecchia, non è un problema. Succedono cose strane? Lo stesso. Finalmente posso rientrare nella mia stanza. Io non riesco a capire, questi sono i problemi veramente. Ma, scusa? Che... Chi ha lei nella mano? È riflesso? Bianco? Oh! Devo vedere un altro spettacolo come quello di prima. Di nuovo bambina. Giocare con le marionette a quello che accade nella vita reale. All'inizio c'era sempre la leggenda. Voglio vedere quello che faceva prima. Aveva valore. Cosa fa? Una leggenda racconta che il lago è abitato dallo spirito di una giovane donna. Ora spinto. La mamma l'assassina, no. Quante aspettative. Cosa? Cioè, butta nel letto. Ora spinta una bambola assassina. Oh, che bel viso. Buonasera. Uso per mostrare le azioni disponibili. No, cosa devo fare? Mia moto ancora non c'è. Cioè, aspetterò. Allora. Che bella luna. Dov'è la luna? Sera. Dov'è la luna? È quella lì sopra? Sì. Muoviti questa moneta a me. È arrivato. Sì.
Dammi un bacino. Cosa succede? Mi sembri strano. Dammi un bacino. Lo sai cosa posso fare? Guarda, sono andato. Allora, vediamo cosa fa. Parla, va bene. Oh. Mi hai tradito! Mi hai tradito! Che è più in alto? Ah, ok, posso fare anche. No! Non è sound perfetto. Boh, faccio l'uno ancora. Non potrei mai farlo. Ti amo. Ah, sì. Vediamo. Uccidi. Così. Ti amo troppo. Ti uccido. Bla. Il pensiero di perderti mi fa impazzire. Per questo ti uccido. Che cosa strana. Così. Al volo, nel dubbio, ti uccido. Posto. Che cosa ti ho fatto? Ma prima uccidi e poi fa no, cosa ti ho fatto? Posto, finita la storia. Bravo! Ah no, non è finita. Finisce. E fu impiccato. Ah ok, in quell'albero lì che avevamo visto. Prete. No, ma che prete? Come? Cioè, devo... altro. Ma cosa vuoi? Devo fare... Devo fare quello che mi dice lui. Ok. Il prete vabbè, buonasera. Allora, qui io la vorrei uccidere. Che animazione. Così diretta. Eh? Così diretta. Poteva parlare da farla. No, vado. Gandalf. Io fa così, fa. Ho fatto la messa, fatto. Gli faccio in pace. Io. Mai trovato. E da allora la Dama Bianca prende la vita di una giovane donna. Ogni volta che gli eventi la riportano indietro a quel triste giorno. Ragazzi, usate gli alert per fare paura alla signorina. No, mo basta. Per favore, fategli paura. Basta. Mi sento bullizzata. Cos'è quella cosa che si vede sotto? Cosa? Ah, ok, panni. Guarda che panna, che è? Cosa? Una lenzuola. Ale, inizia. No, dai, vi prego. Spacca tutto, spacca, eh. Ve lo dico, spacca tutto. Andiamo, dov'è la Dama Bianca? Maria? Sì? Non mangiamo per cena. Ciao, una pizza. Mi va una pizza, ma. Ok, da Altero o pizzeria giù? No, la pizza che dico io. Vieni! Dai, che me ti faccio vedere una cosa. Aiutatemi! Aiutatemi! Ma che voce! Aiuto! No! Che cos'è quello? Cominciamo a fare carezze. Questo coso dovrebbe essere anche horror, eh? Maledetto 16 luglio. Io, ok. Dicono che la guerra finirà presto. Ah, perché lei non parla, ragazzi, eh? Perché lei è sorda, Giulia. Babbo dice che... Babbo dice che perdiamo. Che succederà? Che perderemo al massimo, ma vabbè. Ci leveranno tutto. Vabbè, ma non è un problema. È un oro particolare. No, ma guarda che divertente. Cioè, non sto mica dicendo niente io, eh. E andremo in Germania. Andiamo piuttosto che povere, io vado in Germania. Non niente a povero. Povertà fa schifo. Ho paura che sarà così. Che ovviamente noi siamo italiani. Mi accompagna al lago domani? Ma sì, dai, mi accompagni? Siamo finte di essere sorda lei, eh? Voglio fare il bagno. Voglio scattare delle foto. Vabbè, ma in realtà posso seguire la trama che voglio, eh? Cioè, non è che... E la mamma ci scopre? Se la mamma ci scopre, che succede? Andiamo all'alba. Dorme. Sai che prende quella medicina, no? Da sonnolenza. La prende un cavallo, la prende. Che facci i gesti. E tu all'alba ti svegli? Perché lei dorme tanto, è vero?
Cioè, c'è Giulia che dorme come un sasso dalla mattina. Svegliami tu! Svegliami. Certo, fidati. Come la mia ragazza deve svegliare me. Hai visto l'apo ieri? Sì, certo. Lo stavamo facendo a riva del lago. Dice Marta. Ah, perché me lo chiedi? No, no, ma assolutamente. No, io? No, no, no. Ci scambiava i letti quando eravamo... Sai perché era scambiato? Perché quello di Giulia era più vicino alla porta, secondo me. E prescindere per farsi che fosse lei, cioè sono identiche. Ah, è vero, anche per ingannarla, sì, per la storia della mamma, hai ragione. Sì, dai, bella sì, idea! Dai, bella idea! Dai, sì, la mamma può uccidere. Buonanotte! Che faccia, però? No. Ok, non mi fa andare? Voglio andare a letto io. Vabbè. Buonanotte. Non dobbiamo soffiare anche noi. Ricordo, ragazzi, di usare gli alert per fare paura. Dai, smettila. Andò così. Insomma. Lo so perché me lo ricordo. La mattina Marta andò al lago facendo finta di essere... Usate gli alert. Sapendo che sarebbe andata anche la mamma. Cosa sarà accaduto al lago? Posso fare solo delle ipotesi. Mi hai ammazzato le orecchie. Oh, mi dispiace. Oh. Prendi il coltello. Subito, così diretto? Sì, prendo il coltello. Mi interessa. Prendi il bastone. E una lotta. Oh wow. Oh wow. Oh. Usa il coltello. Ma la mamma è più cattiva. Visto? Guarda che bella, mi piace. Uso il bastone. Tom. Pum. Tom. 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 Dai, andiamo. Troppo semplice. Non è andata così. Ah, ok. Ah, no, devo fare la realistica. Scusate. Scusate, no, no, no. Vabbè. Scusate. Scusate. Ok, easy. Spogliati. Sì, perché... No, non era... No, parla. Perché non era nuda. Giusto? Ciao, ma... Ciao mamma! Ciao mamma! Ciao mamma! Tu sei Giulia? Sì, muori. Morta. Giusto? Parla. Parla, non prende subito. Orca, un attimo. Spogliati. Uno. No, no. Ciao Giulia. No, amore. Ma non era nuda quando l'hanno trovata. Non era nuda quando l'hanno trovata. Che cosa vuoi da me? Ah, però aspetta. Andai per quello. Perché lei la deve fare in bagno. Andiamo a vedere. Spogliati. Spogliati, voglio vedere la tua vergogna. Spogliati, voglio vedere la tua vergogna. Come dici, c'è andata la storia. Ale. Spogliati, certo. Però non so, non sono convinto sinceramente. Non sono convinto sia andata così. No, lei non si sarebbe, non si è spogliata. Appunto, mi dedo te che... No, era la risposta che avrebbe che ha dato mamma. È incinta? Tua sorella aveva ragione. Sei incinta. Tua sorella aveva ragione. Forse, non lo so. Sì, almeno io mi sono divertita. Cioè, cosa significa? Non sono come te, l'ho data via. E ci sono... E dentro in acqua? Ma io sinceramente non lo so come si possa... Spogliati dentro in acqua. E allora dobbiamo considerare una cosa, che allora il vestito rosso è stato ritrovato, quindi probabilmente lei è entrata. Allora spogliati non può essere, perché il vestito è stato portato al largo, quindi o lei è entrata in acqua. Il vestito della mamma l'ha trovato Giulia nel fiume. Ah beh, perché forse te non c'eri. Vabbè, sì, forse non c'eri. Questo vestito qua è stato trovato nel fiume da Giulia. Quindi non può essere, non si può essere spogliata, secondo me. Esci subito dall'acqua. Però sinceramente si era trovato in mezzo al mare, per fuori dall'acqua, per forza si è cavato, no? Vabbè, ma dipende dove. Sì, dipende dove, però se l'è cavato, se è in riva, sì. Allora magari l'acqua poi l'ha portato via, però non lo so sinceramente, è un po'... È difficile dirlo. Io non posso dirti perché so qual è quella giusta. No, no. Adesso prendi il bastone. Annega. Può essere annega perché... No, ne
neanche. Il bastone tipo non è. Il bastone non è perché non aveva dei segni. Il bastone da... Il bastone da annullare, secondo me. E piange. Certo che no. Marta aveva una cicatrice in fronte. Chi gliel'avrebbe fatta? Ma non è il bastone, però, comunque. È difficilissimo. Allora. Parla. No. Io, allora, aspetta, aspetta, però. Allora, facciamo un passo indietro. Ricostruiamo, allora. Dobbiamo considerare una cosa. Che nella lettera Marta aveva scritto di andare a vedere sua sorella nuda nel fiume perché avrebbe visto che era incinta. Quindi la prima cosa che deve fare è spogliarsi, per forza, per forza. E deve essere a fare il bagno perché così la mamma può vedere che è incinta. La primissima cosa. Poi adesso secondo me esci subito dall'acqua. Vedi, e lei vede che è incinta? Se è incinta, tua sorella aveva ragione. Sei incinta, tua per forza, ragione. Perché non può uccidere col bastone, secondo me. Sinceramente. Parla, fai un bagno. No, fare il bagno non serve a niente, quindi parla. Cosa vuoi da me? Sì, cosa vuoi da me? Perché mi sono divertita. Cosa vuoi da me? La escluderei a prescindere, sinceramente. Sincero proprio. Come ti permetti? Prego, come ti rivolgi, per forza? Il bastone è da escludere. Come ti permetti di rivolgerti a me in questo modo? Per prego, per avere una cicatrice. Sì, ma non era sacagnata, dai. Ah, io mi sono divertita. Io la provo come mi sono divertita, sì, però non è quella. Ma dai. Pum, prendi il bastone. Te la faccio pagare, squaldrina! Bro! Vai! Provaci se hai coraggio! Sì. Provaci se hai coraggio! Appena partito il combattimento! Prendi il bastone, no, c'è qualcosa che non va. No, aspetta, aspetta, Matte, ci arriviamo, ci arriviamo. Tutti insieme ci arriviamo. Usa il bastone, ma non è quello. Po. Tan. No, no, non può essere così, non può essere così. No, no, è sbagliata. Potrebbe essere andata proprio così. Ah, ok, basta, no, no. È stato così. Matt era così, era? Non so mai con esattezza cosa accadde. Ah, ce l'ho azzeccata alla fine. Così la mamma ha ucciso Marta e io le ho sparato. Io non Tac, io le ho sparato. È nella mia testa. Ora devo capire. Posso farlo. Ancora. Allora, rifottere la pistola. Check. Sì, potevi entrare in acqua e usare il bastone, è la stessa cosa. Ah, ok. Spezza. Cosa spezza? Oddio. Aia. Un braccino. Che va? Una gambina. Era più bello se faceva il fail, però era triste questa cosa. Ragazzi, usate gli alert per fare venire paura. La testa. Guarda, è rimasta la testina. Cioè l'ha svezzata praticamente. Fuck. L'ha ridotta in pezzi. Buonasera. Prendi lo straccio. Cioè, l'ha tagliata quindi. Hai capito? Mi sa che l'ha tagliata, Pulisce il sangue, l'hai ridotto in pezzi? Vabbè, certo, pulisci. Posto. Pulisci. Pulito. Posto, una sfavola. Una sfavola. Nuovo. Tutto nuovo. Questo pezzo qua. Oh, c'è il fucile. Finalmente. È un fucile quello? Ah no, è una palla, una pala. È una pala. Perché la seppellisce. Ti sta dicendo come è andata a finire, eh? Cioè come... Penso che abbia fatto questo. Ha gettato tutto. Chiudi. Chiudi. Prendi la testa. We'll be right back.